Erano circa 200 le persone che hanno partecipato al flash mob organizzato dalla rete Sicurezza Minori e Adolescenti, che si è svolto in piazza Vanvitelli a Napoli per chiedere di non spegnere i riflettori sulla sicurezza dei giovani in città. Genitori, insegnanti, ragazzi, a tutti è stato chiesto di disegnare sul viso un segno bianco e avere in mano una simbolica fonte di luce che è stata accesa all'imbrunire. L'organizzazione della manifestazione, che ha avuto l'adesione di numerose associazioni, ha preso il via all'indomani dell'episodio di accoltellamento in una discoteca di Bagnoli e della violenta rissa fra ragazzi avvenuta nel cuore del quartiere Collinare, con lo scopo di sollevare ulteriormente l'attenzione delle istituzioni su quella che deve essere dichiarata una vera emergenza sociale, come spiegano Nelly De Milano e Laria Puglia fra gli organizzatori dell'evento. Un problema che riguarda l'intera città e non solo il Vomero, non perché siamo qui vuol dire che è una battaglia che riguarda il Vomero, anzi, ed è un problema che ormai per noi è diventata un'emergenza sociale ed è folle non ritenerla tale. In piazza, tra gli altri, il senatore Gianluca Cantalamessa, l'ex sindaco Luigi De Magistris, esponenti della prima e quinta municipalità, e per il comune l'assessore alla sicurezza Antonio De Jesu. Gli organizzatori però hanno sottolineato come non fossero stati programmati interventi politici per non venire meno al senso unicamente civico del flash mob. Le istituzioni facciano le istituzioni, che siano qui questa sera mi fa molto piacere, fa piacere a tutti, ci piacerebbe avere un dialogo più contatto, più serrato, più vicino con le istituzioni, ma ci piacerebbe soprattutto che le istituzioni smettessero di portare acqua ognuno al suo mulino e cominciassero a fare rete come facciamo noi genitori.